Ciao, mi chiamo Vilma, sono una chef. Oggi mi trovo qui al Paluffo, un B&B vicino Firenze, e qui si organizzano corsi di cucina. Oggi prepariamo un piatto tipico toscano, le pappardelle al ragù bianco, che nei vecchi tempi lo preparavano le massaie in casa la domenica. Questo ragù si prepara con prezzemolo, salvia, cipolla, carota e sedano, carne di manzo, di maiale e del pollo. Abbiamo del brodo vegetale, vino bianco, sale, pepe, olio e abbiamo preparate delle pappardelle fatte in casa, veramente fatte in casa alla vecchia maniera. Cominciamo con preparare le verdure, la carota, della cipolla, il sedano, del prezzemolo e della salvia. Poi lo tagliamo finemente con la mezzaluna, che è uno strumento vecchio, tipico, diciamo tipico toscano, perché poi non si trova da tutte le parti in Italia. Buttiamo l'olio in padella, poi buttiamo le verdure. A questo punto facciamo rosolare. Le nostre verdurine sono rosolate, aggiungiamo la nostra carne, aggiustiamo di sale, poi mettiamo del pepe, bello peposo che ci piace tanto. Mentre aspettiamo che la carne si cuoce, questo ragù si cuoce, intanto mettiamo l'acqua per cuocere le nostre pappardelle fatte in casa. E aggiungiamo il nostro vino bianco, lo facciamo evaporare e poi aggiungiamo del brodo vegetale. Questa ricetta a me personalmente piace tantissimo. Prima di tutto perché la pasta è fatta in casa e con questo sugo si addisce molto bene. È un piatto tipico toscano vecchissimo, lo faceva le nostre nonne, le nostre bisnonne. Adesso lasciamo cuocere all'incirca mezz'ora. L'acqua bolle, buttiamo il sale e poi buttiamo le nostre pappardelle. La nostra pasta è pronta, la buttiamo nel nostro sugo. Il nostro piatto è pronto e buon appetito!